Tolmezzo News TV, siamo con il segretario della sezione della Conca Tolmezzina dell'UDC, Furio Ramani, per parlare del problema che il suo partito ha sollevato in seno al governo cittadino, problema di partecipazione e trasparenza al governo stesso. La prima domanda è abbastanza diretta. Cosa risponde il segretario a chi sostiene che la vostra in realtà sia solo una sete di poltrone? La risposta è molto semplice, ed è stata anche data nel suo blog proprio dal nostro vice segretario, dottor Falco. Parlare di sete di potere e di poltrona è estremamente anacronistico e lascia il tempo che trova. Noi abbiamo posto dei problemi di correttezza amministrativa, di gestione limpida e trasparente nel rispetto degli impegni presi in campagna elettorale. Ricordiamo che siamo noi che abbiamo dato una mano ad eleggere sindaco Dario Zearo e non è lui che ci ha dato tanti voti a noi, anche perché le origini erano abbastanza diverse in passato. Noi a Dario Zearo abbiamo dato fiducia, l'abbiamo voluto come sindaco e ci attendiamo da Dario Zearo massimo rispetto e pari dignità con tutti gli altri. Se lui camminerà su queste strade, in noi avrà non solo alleati fortissimi, consiglieri e amici che lavoreranno nell'interesse di questa amministrazione comunale, ma avrà anche chi gli potrà dare una mano anche nei momenti difficili che un'amministrazione percorre. Se lui tutto questo non farà, noi faremo quello che abbiamo già dichiarato in campagna elettorale. Valuteremo passo passo, punto punto, e decideremo con la nostra testa. Quindi esclude che ci sia una rincorsa alle poltrone. Ma assolutamente sì, i posti che noi occupiamo su più di 50 enti in carne sono talmente pochi, ne parliamo di tre, di cui nessun presidente che ci fa sorridere, guardino gli altri quello che hanno. D'altra parte, ripeto, dobbiamo tenere presente che avendo concorso alle elezioni di Dario Zearo, non vedo perché non dobbiamo concorrere anche alle gestioni di tutte quelle realtà amministrative che sono connesse a questa maggioranza. Perché non la possiamo fare noi? E lo fanno gli altri, avremo anche noi qualche cosa. Quindi questo rientra nel campo della normale amministrazione e gestione di un'amministrazione. Sì, passiamo adesso al discorso dell'osservatorio sul lavoro. Secondo alcuni il ritardo nella sua costituzione è ascrivibile al comportamento di Biscosi, il vostro capogruppo in consiglio comunale, al quale la maggioranza avrebbe assegnato il compito di tirare le fila. È vero? Ma non è affatto vero, il dottor Biscosi non ha assolutamente nessun compito di questo tipo. Ricapitoliamo, ricostruiamo un attimo il momento dell'osservatorio sul lavoro. C'è stata una richiesta attraverso un quinto delle firme dei componenti del Consiglio Comunale da parte del consigliere Nonnino, per la costituzione di alcune commissioni, bilancio, lavori pubblici, sanità e una commissione per le problematiche del lavoro. L'amministrazione comunale, nella persona del sindaco e anche di alcuni assessori, non aveva nessuna e non ha nessuna intenzione di procedere alla costituzione di commissioni. Le motivazioni sono le più varie. Per gran parte da parte nostra non condivisibili, tipo le commissioni non servono, fanno perdere tempo, rallentano il lavoro degli uffici. Mi sembra una cosa un po' fuori dal mondo, detta tra di noi, le commissioni non credo che vengano fatte per far perdere tempo, poi se qualcuno lo fa si chiude la commissione. Le commissioni sono fatte per impegnare i consiglieri comunali e supportare l'attività della giunta. Così si dà anche importanza e funzione e partecipazione a chi è in consiglio comunale che altrimenti vede, direi quasi anche un poco svilita la sua attività perché non gli rimane che come attività quella del consiglio e molte volte,
anche con alle spalle non proprio un approfondimento esatto delle problematiche a cui si è chiamati a votare. Quindi, ripeto, su questo noi le commissioni le vedevamo abbastanza bene. Per trovare un punto di incontro abbiamo detto, vabbè, soprassediamo ad alcune, vediamo il bilancio, l'avvochiamo i capigruppo. Già a livello di conferenza dei capigruppo c'è la possibilità di discutere quello che riguarda le problematiche relative al bilancio. I lavori pubblici è una commissione senz'altro importante perché dà supporto e allo stesso tempo ha forte azione di controllo su una materia molto molto delicata e sulla quale molte volte in città si sussurra. Noi non vogliamo né sussurri né pensieri, niente, noi vogliamo trasparenza e limpidezza, tutto alla luce del sole. Un'attività di questo tipo può essere solamente che interessante e propedeutica a un buon lavoro. Per quanto riguarda invece l'osservatorio, la commissione sul lavoro, noi abbiamo proposto due cose: di dividerla affidandola ai rispettivi assessori, assessorati, uno all'assessore Cuder, uno all'assessore De Prato. All'assessore Cuder il discorso per quanto riguarda le problematiche che ricadono sulla famiglia, per quanto che riguarda invece De Prato le problematiche relative all'azienda. Dividerle perché hanno procedure diverse, tempi diversi e tipo di presenza diverse. La prima si poteva attivare subito quella della famiglia, perché qui ci sono problemi reali grossi, molta gente non arriva il 15 del mese e quindi c'era tutta una serie di provvedimenti a cui noi avevamo pensato che potevano essere portati avanti per cercare di alleviare queste problematiche. Mentre l'altra poteva essere un discorso riferito ad aziende, investendo i sindacati, parlando con le imprese, eccetera, eccetera. Secondo me, non comprendendo molto bene queste finalità, il consigliere Saro ha persistito nel portare avanti un'unica posizione, col rischio poi di far perdere tutto, perché pensiamo che è quello delle famiglie, se troviamo addirittura il vice sindaco che afferma che non gli interessa i problemi delle famiglie, vabbè, non so io chi deve pensarci, insomma. E quindi c'era questo rischio di perdere tutto, e alla fine sono arrivati a un quasi compromesso per cui si fanno quelle commissioni che dicono tutto e dicono niente, però comunque le si faceva. Responsabile l'assessore De Prato, l'assessore De Prato ha chiesto ufficialmente di avere la copertura politica sia della Lega che dell'UDC, tra l'altro dando anche un dispiacere alla parte rappresentata diversamente all'interno della sua lista, c'è cioè il consigliere Martini e il consigliere Rinaldo, che intendevano essere presenti, almeno uno che fosse presente in questa commissione. Noi comunque abbiamo detto di sì, che eravamo disposti a supportarlo. Il nostro, tra l'altro, capogruppo ha parlato anche con l'opposizione su richiesta di De Prato, che dice di avere difficoltà a colloquiare con l'altra parte, quindi tutto in regola. Poi noi attendiamo che De Prato, da Presidente della Commissione, avvii i lavori e noi siamo qua.